Siamo in France! La Francia! Francia, morsito! We are in France, bonjour, mademoiselle! Con le baguette, i croissants! Continua il nostro viaggio che dall'Italia ci porterà fino all'Islanda con il nostro van e in questo episodio esploreremo l'affascinante stato del Belgio. Ma ci eravamo lasciati con la spia del motore accesa appena varcato il confine con la Francia. Quindi cosa facciamo? Decidiamo di andare in un'officina che con ben 70 euro di diagnostica ci dice che dovremmo cambiare l'intero impianto di blu con 1200 euro e che avrebbe avuto posto però solo tra una settimana. E quindi noi, anche volendo, non potevamo fare questo lavoro quel giorno lì. Abbiamo il traghetto da prendere a una data precisa. E sapendo che sto maledetto impianto della AdBlu non era fondamentale per il normale funzionamento del motore del mezzo, decidiamo di continuare il nostro viaggio. C'è solo un problema, perché leggendo il manuale, scrivendo con alcuni ragazzi su Instagram, sì, la AdBlu non serve per il normale funzionamento del motore, ma di solito, quando si blocca, quando arriva con la spia, dopo un tot arriva sul cruscotto un countdown con su scritto tra 400 km si blocca il mezzo. Questo perché, detta male, la AdBlu è l'impianto che serve a far inquinare meno. Quindi va a impattare il gas di scarico. E la centralina ti dice: stai inquinando troppo, non puoi più andare avanti. A noi quel messaggio non era ancora apparso e quindi decidiamo di proseguire. Facciamo tutta la Francia, attraversiamo il Luxemburgo e raggiungiamo il Belgio. Perché è storto? È storto! Ma Belgio! Siamo in Belgio! Dai! Adesso lasciamoci alle spalle, speriamo su quello che ci è successo. Godiamoci le pale eoliche belghe, andiamo a esplorare questo nuovo stato. Siamo in Belgio! Dai, ci aspetta un bel bagno nella birra! È l'unica cosa che abbiamo programmato. No, però ci sono altre cose molto più culturalmente affascinanti. E la cosa bella è che da qui fino all'Islanda abbiamo le autostrade gratuite, quindi Belgio, Olanda, Germania, Danimarca, Isole Faroe e poi Islanda, metà, perché 10 euro costa, ma che bello. Dopo aver speso 30 euro per la Francia, per aver fatto 100 km, sti francesi. Signore e signori, siamo davanti a Château de Valzy. Castello medievale belga, che oltre che impersonificare lo stile architettonico medievale di questo stato, data la sua posizione su una scogliera, proprio sul fiume, ti regala anche quest'aria fiabesca, che è bello, vero Morsito? Se ci fosse l'oceano sotto sembrerebbe il castello di Ariel. Wow, bellissimo! Grazie Belgio di averci accolto così. L'esplorazione finisce già qui, sono le 8, è stata una lunga giornata tra officine, robe, quindi si riparte domani. Che sta preparando, chef? Allora, cena tipica belga. Polenta, funghi e formaggio. Aspetta che manca il formaggio. Funghi. E il formaggio francese. Signora, guarda qui. Che piattino. Spettacolo, amò. Buon appetito. Buon appetito, amore. Buongiorno, noi, visto che purtroppo i video non si editano da soli, la mattina la passiamo così, ma dopo un bel pranzo con polenta e fagioli, perché andava finito da ieri, porca miseria. Ah, sai quel video? Il video che fa? Siamo a Dinant, tranquillissima cittadina del Belgio, poco conosciuta, pittoresca, fotogenica, ma ci siamo dimenticati che anche in Belgio c'è il Ferragosto. Non solo il Ferragosto, ma c'è anche la gara di vasche da bagno sul fiume. Quindi c'è un bordello allucinante. Praticamente la gara consiste nel costruire la barca più strana che deve contenere per forza una vasca da bagno. E questa è anche la cittadina dove è nato l'inventore dei sassofoni. Infatti ce ne sono un po' ovunque in giro sui ponti, nei bar, nei ristoranti. Enormi. Oh, porca puttana! Ma qua ci spruzzano! Preso! Ma tutti i DVD! Quello lava come le bestie, guarda come lava quello!
Limizza tutti! Prendetelo! Questa è l'acqua che ci è arrivata in faccia, morsito putrida! Che schifo, altro che quello di Berna. Per colpa della gara delle vasche da bagno siamo arrivati in ritardo in un posto che non ci hanno fatto entrare. Siamo arrivati in ritardo di 20 minuti. All'abbazia Villers de Ville, che è qualcosa di veramente, questa è suggestiva. Cioè le rovine dell'abbazia. Oggi non ci fermiamo a dormire in un posto qualsiasi, ci fermiamo a dormire a Waterloo. Siamo esattamente a poche decine di metri dove è stata combattuta la battaglia di Waterloo, uno degli eventi storici europei più importanti in assoluto. Quella è la Collina del Leone, guardate col tramonto che storia. E dopo averla studiata così tanto a scuola, siamo qui a dormirci quasi sopra. Domani andiamo a esplorare bene tutta la zona di battaglia. Intanto stasera cenettina, pasta con pomodorini, mozzarella e basilico e tonno. Proprio. Dopo aver mangiato 2 settimane fagioli e riso, per non fare qualcosa di fresco. Però, missione, abbiamo fatto tutta la Svizzera senza fare la spesa. Non è riuscita. Missione riuscita. Abbiamo speso poco in Svizzera. Cena con vista niente male, direi. Guardate qua. Direi proprio di che no. Che spettacolo. Alla vista su un campo dove c'è stata una strage. Dovrebbe passarci forse la fame. Siamo un po'... Non ho più fame. Io sì, mangiamo. Cin cin. Cheers. Pasta fresca, finalmente. Che buoni pomodorini. Buonanotte. Buongiorno dal campo di battaglia di Waterloo. Siamo saliti sulla collina che vedevamo ieri sera dal van. Dal van. E qui abbiamo tutto il campo dove hanno combattuto nel 1815 le truppe di Napoleone e le truppe dell'Alleanza, quindi Inghilterra, Prussia. Cioè era proprio tutto intorno. Cioè Madonna. Tutto. Siamo a tutto. 40 metri su questa collina che è stata costruita in onore delle vittime. Ma non è stata costruita da poco per il museo, per il turismo, è stata costruita pochissimi anni dopo la battaglia. Quindi l'hanno costruita nel 1820 questa collina, in modo da commemorare la vittoria e anche il luogo dove è stato ferito il principe di Wellington, mi sembra, sì, qualcosa del genere. Sì, per ora, non c'è roba del genere. Noi siamo stati pure al museo lì sotto dove ci hanno spiegato tutta la storia, tutta la battaglia, abbiamo visto il film, tutte le ossa che sono state, tutti i vari corpi che sono stati ritrovati. Immagino quante ossa, quanti... Amore, basta, mi viene già... Quanti corpi c'erano qua, morti. Oddio. Infatti, stare qua mette bene un po' di... Boh, mette un po' di... Girastomaco. E visitando il museo abbiamo avuto conferma che dove abbiamo dormito, quindi lì nel parcheggio, anche lì c'è stata la battaglia. Quindi abbiamo proprio dormito in territorio di battaglia. Tra l'altro siamo finiti nei giorni di Ferragosto e quindi ci sono anche tutte queste... rappresentazioni di alcuni momenti della battaglia. Adesso assisteremo ad uno sparo di cannone. Secondo me non è vero. Puttana, mi fischiano le orecchie. Porca puttana. Porca miseria. Oddio, non me l'aspetto. C'è la bambina che piange. C'è la bambina che piange, amore. Poi non me l'aspettavo così forte. Dio. Ma non me l'aspettavo così forte. Cazzarola. Secondo me non è vero. E pensare che hanno usato solo un terzo della polvere da sparo che utilizzavano nella realtà. Quindi in realtà il rumore era ancora più forte. Poveri soldati che stavano tutto il giorno, ogni 30 secondi diceva, a sentire questi spari fortissimi. Tutto il giorno a non sentire niente, solo il fischio dell'orecchio. Ora direzione Bruxelles, ci aspetta il bagno nella birra. Sarà fredda? Sarà calda? Non lo so, non l'abbiamo mai fatto, non hai il microfonino, morsito. Sarà buona? Signori, benvenuti a Bruxelles e benvenuti alla spa della birra. Noi non sappiamo cosa ci aspetta perché è stato un regalo, quindi andiamo dentro e vediamo dove faremo il bagno, con cosa, se ci sarà birra illimitata. Ok, adesso vi portiamo dentro la nostra stanza con le vasche di birra.
E queste vasche sono piene di birra. Ci hanno messo dentro gli ingredienti della birra. Non credo sia proprio birra alla spina. No. Sono i tre ingredienti principali della birra che hanno dei benefici sulla pelle, sui capelli, sul nostro corpo, sul nostro in corpo. Generale. Entriamo? Entriamo nella birra. Andiamo. È arrivato il momento. Qual è la tua vasca? Dove mi metto? Io mi metto qua. Vai. Sentiamo se intanto... È profondissima. Oh, porca miseria. È caldissima. Oddio, ma si va... Si va giù un sacco! Io non ti sento. Arriviamo alla cosa più importante. Stoppala. Eva! Me l'ha detto la tipa di farlo. Cin cin, assaggiamo la birra belga. Bella strong. Si sentono molto gli ingredienti. Oh là, fatta. Aspetta, fammi sentire. Che tanfo di birra. Che tanfo di birra. Una birra vivente. Birra a parte e puzza. Dai, che profumo, come una rosellina, Borsito. Adesso abbiamo 4-5 ore per visitare quella che si dice sia la capitale europea. In Belgio hanno inventato i waffle, quindi missione di oggi, oltre che fare un giro, trovare il waffle più buono di Bruxelles. Mangiamo! Siamo davanti alla statua forse più famosa della città e c'è un bordello di gente. C'è tantissimo. Il bambino che fa la pipì per salvare la città. Chiamato Mannequin Piss. E non me l'aspettavo così piccolo, è piccolissimo. Sì, sai, tipo effetto Gioconda. Effetto Gioconda? Ma non è la sola statua che fa la pipì in questa città, perché c'è anche... Il cane che fa la pipì. Siamo arrivati in una delle piazze più belle in cui siamo mai stati. Siamo alla Grand Place, che è la piazza principale di Bruxelles, e i suoi edifici che si affacciano sulla piazza principale sono con questi dettagli in oro, tutti studiati proprio minuziosamente. È proprio... Non so se mi spiego, ma... Quello alle nostre spalle è il municipio, che è signor municipio bruxellesi. È bellissimo. Complimenti. E devo provare a fare l'accento francese, ma non ce la sto facendo minimamente. Ma no, il mio accento francese. Perché abbiamo scoperto che in Belgio non c'è una lingua ufficiale. Cioè non c'è la lingua belga, ad esempio, ma parlano francese, olandese e tedesco. Non c'è la... Io sentivo a continuazione parlare francese, non capivo perché. Perché è la lingua, una delle lingue ufficiali. Ma ora è il momento del waffle, signori. E lo mangeremo qua, in questa pasticceria che si chiama Maison Dundee. Maison Dundee. Non abbiamo mai studiato francese, abbiamo solo studiato il tedesco a scuola, mi raccomando. Che leggendo su internet, sulle guide, dovrebbe essere il waffle. Dovrebbe avere il waffle più buono di Bruxelles. Sì, una delle più buoni. Vediamo. Allora, perché in realtà il nome giusto non è waffle, che è più internazionale, ma è gofreuse. Come si dice? Gofreuse. Ci sono due tipi principali. Il waffle di... Quindi il waffle. Il waffle di Bruxelles, che è rettangolare, croccante, leggero. E poi c'è il liege, che invece è più denso, più dolce, e durante la cottura viene anche caramellato, quindi in teoria è più pesante. Io ho preso quello di Bruxelles con il caramello salato. Una pallina. Gelato al caramello e la panna. E io invece ho preso quello di liege con la cioccolata, la salsa di cioccolata, Nutella, le fragole cotte e la panna montata. 15 euro a waffle, vediamo se vale la pena. Buonissimo. Amore. Mi andate di traverso. Tutto buono. Questo qua si sente che è caramellato nella cottura. È dolcissimo. Allora, sti waffle, buoni o non buoni? Buonissimi. No, buoni, buoni. Noi sappiamo di aver pagato anche un po' l'esperienza, perché la pasticceria era vicino alla piazza, strafamosa, un po' chic. E quindi
Sarate lì, mangerete dei waffle buonissimi. Quelli Bruxelles, eh? Secondo me si trovano anche così per le vie della città, in cose più spartane a 5-6 cioè, euro. Il nostro consiglio è, se venite a Bruxelles, mangiate gli waffle, ma non mangiateli lì, perché secondo noi si trovano altrettanto buoni e in altri posti costano meno. Siamo passati anche al Parlamento, che sapevamo entrare fosse gratis, ma non sapevamo fosse organizzato così bene. È proprio fatto bene. Guida, audio guida gratuita, quindi tutti avevano l'audio guida, tutti imparavano qualcosa di nuovo. Nella propria lingua. Nella propria lingua, un pezzo di storia, i progetti che hanno, come funziona il Parlamento, come funziona l'Europa. E poi abbiamo visto una parte del perché Bruxelles è considerata capitale europea. No, sono proprio contento di essere passato. No, anch'io. Per niente noioso. Bello. Venite veramente, gratuito. Ma questa ne vale la pena. Gratuito, bravissimi. Si lascia Bruxelles, direzione un'altra cittadina belga, ma non per visita, perché dobbiamo andare a ritirare un pacco che abbiamo fatto arrivare grazie ad Amazon. Un che pacco... ci salverà il culetto! E abbiamo fatto arrivare un, per quanto riguarda il problema alla macchina, un computerino da attaccare al furgone in caso dovesse esserci problemi di che va in protezione, che va in blocco, dovremmo riuscire a resettarlo. Adesso, direzione... Anversa. E abbiamo prenotato un posto per mangiare che è molto particolare. Grazie Bruxelles, è stato un piacere. Ciao Bruxelles. Signori, benvenuti ad Anversa. E sì, quello è un poggiolo a forma di barca. È una casa abitata, raga. Ma sai che figo dire io abito con una barca? È bellissimo. Io ho Peter Pan e come si chiama l'altro? Uncino. Si assomiglia un sacco, è stra bella. E ora ristorante particolare. Molto particolare. Andiamo. Quello è il posto e già si può intravedere qualcosina, ma è proprio attaccato alla cattedrale. Yeah, super. Sì, no problem. No, vabbè. Questo, non ci credo. Questo è il posto, signori. Ma guardate. Non ci credo. Amo, mi sa che anche le panchette sono quelle che trovi in chiesa, sai? Con i cuscinetti rossi, mi sa che sono proprio quelle, traballano. Ma in che ristorante siamo? Ma è stranissimo. Tutto pieno di statue religiose. Dipinti, mosaici. Ma è proprio prove. Eccessivo, è proprio eccessivo. Da quanto abbiamo capito, sono pezzi di monasteri, di chiese, cattedrali che... per evitare di essere buttate, il proprietario ha aperto sto ristorante e le ha messe tutte qua, creato sto ambiente mistico. Vediamo, assaggiamo le cozze di Anversa. Spaccano? Sono buone? Boia! Sono buone? Stai scherzando? Sono le cozze... no, buonissime! Per sapere che a me il pesce non piace. Che a me ispirano, capito? A me ispirano. Però so già che non mi piacciono perché l'ho già assaggiate. Guarda, fate sta cozza. Okay. È buonissima, vero? È buonissima. A me proprio non mi piace. Oh, non mi piace proprio. Rosito, quanto abbiamo speso? Allora, abbiamo speso la bellezza di 61,05 euro. Diciamo che le cozze costavano già 30 euro da sole quelle. Quindi, beh, per essere in un posto così, secondo me ci sta. Siamo... Boia. Prima c'era il sole. Vola, vola, foglietto. Oh, raga, vabbè, guarda, che, guarda cosa c'è qua. C'è un bambino coperto bellissimo. Dal pavimento. Dai San Pietrini. Oh, ma che signor municipiano in Belgio. Porca miseria, oh. Andiamo a ritirare il pacco, morsito, adesso. Che poi ci aspetta l'ultima tappa belga. Ecco, i locker. Prendiamo sto pacco. Oh, mamma mia, che acquazzone. Pacco recuperato. Praticamente sto affarino dovrebbe forse salvarci il mezzo in caso di necessità. Speriamo funzioni. In teoria dovrebbe funzionare. Noi ci siamo fidati. Ci hanno detto così. Signori, la stazione di Anversa. Ritenuta una delle più belle del mondo nel... del mondo? Sì. Sei sicura? Sì. Del mondo è esagerato. È bella. No, è bella, è bella. Giusta per ripararsi un po' dalla bufera che c'è fuori. Signori, ci dirigiamo verso l'ultima tappa belga. Signori, andremo a visitare una città fantasma. Entriamo. Dai, ci siamo. Morsito ai piedi mizzi. Guarda la fermata del bus. Fantasma. No, ma dal video non rende neanche, ma fa veramente impressione. Siamo arrivati e parcheggiamo proprio in un posto tranquillo.
davanti al cimitero. Però sta diluviando. 2 hours later. Sono passate un po' di ore perché ha smesso di piovere solo adesso. E signori, questa è Doyle, la città fantasma, totalmente disabitata, perché a causa dell'espansione del porto di Anversa, pian piano i cittadini hanno incominciato a lasciare le case, le attività commerciali, e da una decina d'anni, da una ventina d'anni, la città è completamente disabitata. Le case stanno andando in mezza rovina, ci sono i graffiti e fa paura, fa paura. E noi possiamo visitarla solo adesso. Facciamo un piccolo tour serale e poi dormiremo qui. È quello fatto. Cosa? Io non vengo. Lì c'è qualcuno con una luce negli alberi. Non voglio sapere cosa sta facendo. Magari sta uccidendo qualcuno. Sono una che è uscita dal bosco con una torcia. Io mi sto prendendo un po' male, amorcito. Oddio, se ti prendi male te, io che cazzo faccio? Le case sono tutte completamente sbarrate per evitare... E di questo io sono abbastanza felice, sapete perché? Perché sennò io avrei dovuto entrare dentro. E io di questo sono felice. Porca vacca. Siamo salvi. Siamo salvi. Siamo barricati dentro il van. Abbiamo chiuso tutto. Adesso ci manca solo che dormire qui. C'è la campana della chiesa che suona ogni mezz'ora. Una volta qua c'è il sveglio ogni mezz'ora. Io ho paura che suoni tutte le ore di tutta la notte. Buonanotte. Speriamo di riuscire a dormire. Ci vediamo domani. Spero. Edo! Non scherzare. Buonanotte. Buongiorno, siamo vivi! Non ci ha ammazzato nessuno, ieri sera è stato un po' strano, perché ogni rumorino che sentivamo, drizzavamo le orecchie, facevamo... apriamo un po' il finestrino per vedere se c'era qualcuno fuori, però sono tutte... Sì, sembra uno scherzo, ma era veramente così, io mi sono alzato. Sì, sì, ero così. Sì, perché sentivamo... No, però c'erano veramente persone ieri sera alle 11 qua, le 11... ci fanno persone qui alle 11 di sera. Comunque vi facciamo vedere un po' il paesino adesso con la luce, che si vede un po' meglio e non fa così paura come ieri sera. Questo è il cimitero, il nostro bel cimitero di stanotte. È proprio, però è un cimitero pauroso, tutte le tombe storte, cioè le vedi? Cioè sembra veramente, ha veramente un'aria, un'atmosfera da horror. Guarda le tombe storte, tutte grigie, allo stesso stile, rotte. Poi è stato sfondato il garage. Probabilmente hanno fatto bene, sennò sarebbe distrutta la città. Se non avessero blindato tutto. Ah. Una vecchia casa. Quell'unico... L'unico punto in cui si riesce a vedere qualcosa, che hanno un po' aperto. Presuppongo siano case normalissime. Mi mattina paura di venire qua. L'esplorazione del Belgio è finita. Noi ci vediamo al prossimo stato, l'Olanda, che ci ce ne sono altri di problemi. Cose. Un'altra officina. Porca va. Il prossimo episodio arriverà molto presto rispetto a questo qui che ci ha messo un botto. Quindi noi siamo Edo e Marti e ci vediamo al prossimo video. Ciao!